Ultima edizione di Stadio News in studio, Riccardo Gatto. Il Palermo continua la preparazione in vista della sfida di domenica sera contro l'Inter. Ieri pomeriggio Ghighini ha provato alcune situazioni di gioco con i suoi calciatori. L'allenamento si è concluso con una partita a campo ridotto. Cure dei fisioterapisti per Maresca e per Vitiello che salteranno insieme ad Angelkovic la sfida contro l'Inter di domenica sera. 11 gol, assist e giocate straordinarie. Paolo Dybala delizia tutti, anche Fabio Viviani. Io, dice il collaboratore tecnico di Beppe Iachini al Palermo, lo consiglierei al Napoli. Ha un futuro incredibile, ha grinta ed è un grande professionista. Grande risultato per il Palermo primavera al torneo di Viareggio. La squadra di Bosi infatti piega il PSV Eindhoven 2-0 grazie alle reti di Bentivegna e Scimò, chiudendo al primo posto il girone a 9 punti e a punteggio pieno. Antonio Conte è tornato a parlare di Franco Vázquez. Mi sono piaciute le sue parole, ha dichiarato il commissario tecnico della nazionale italiana. L'oriundo non deve considerare l'Italia un ripiego, non siamo il deposito di nessuno. Ha dato la sua disponibilità, si sente italiano perché ha la mamma padovana ed io lo seguo. Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha presentato così la sfida di domenica sera contro il Palermo. All'Inter serve una svolta, ha dichiarato il dirigente nerazzurro, una partita che possa invertire la rotta. Mi auguro che questo possa avvenire contro il Palermo. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.